benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video e come avete capito dal titolo questo è un tag, finalmente, tanto che non facevo dei tag, mi sono un po' mancati sinceramente. L'ho visto su una ragazza su YouTube, adesso scusami, non mi ricordo come si chiama e non so chi ha creato il tag. Poi in caso se lo dovessi trovare ve lo scrivo sotto nell'info box. Allora, questo tag io ho scritto queste 11 domande, che ne sono 11, le ho scritte qua in questo fogliettino, e si chiama tag palette, quindi parla delle palette, infatti le ho qua, voi non le vedete ma le ho qua, che così ve le faccio vedere. E quindi vedete anche com'è messo il tag, insomma com'è impostato. Allora, partiamo dalla prima domanda, dice palette preferita di tutti i tempi. Allora, le palette, tutte quelle che ho acquistato, sono tutte le mie preferite, però quelle di tutti i tempi, quello che mi hanno, che mi sono molto, cioè che mi hanno fatto affascinare di queste palette, che la prima volta che l'ho vista etichettata sono rimasta così, sono queste qua, perché sono veramente veramente eleganti. Ho praticamente questa rossa che si chiama Passionate Story e questa rosa che si chiama Romantic Story. Mi sono veramente piaciute, ancora c'è il prezzo 19,90, l'avevo pagate ognuna. Prezzo scontato sono era 24,90, che queste l'avevano emesse sotto periodo natalizio. Che fai, non le prendi? E me l'ero fatta questo autoregalo. Adesso ve le faccio vedere un po' velocemente. Abbiamo la palette, il mascara e il pennello, questo da ombretto, da sfumatura. Ovviamente non stiamo a sbocciare, vi faccio vedere le palette all'interno. Cioè, guardate, sono molto raffinate, quindi per me queste qui e le mie preferite di tutti i tempi praticamente, perché sono veramente graziose. Andandola ad aprire c'è lo specchio, vedete come sono ricamate alla pellicola e qua vari nomi proprio degli ombretti tipo Lady W, Benedict, Eloise, Marina, Penelope, Daphne, Filippa, cioè sono tutti nomi bellissimi e ha queste colorazioni qua tra i matte e i shimmer. Queste mi sono veramente piaciute tantissimo, questo mi hanno fatto rimanere proprio bocca aperta. Poi, come avete visto, ha il mascara e il pennello. Questa era quella rossa, quindi ne ho due perché comunque sono a combo. Adesso vi faccio vedere anche quell'altra rosa. Quell'altra rosa invece, ah, quella rossa Passionate Story, questa rosa è Romantic Story. Questa pure è la stessa zolfa di quell'altra, la palette, il mascara e il pennello. Sono bellissime, vedete, perché poi sono ricamate con questi ghirigori. Questa è rosa, rosa antico, opaco, e qua hai questi ghirigori specchiati rosa, invece la rossa, rossa, è rossa. Di bella oggi queste sono, questa è uguale a quell'altra. Poi che c'è scritto qui in mezzo, in amore tutto è concesso. Qua mi c'è andata a finire un'unghia mia. Va bene, queste è veramente veramente belle, ancora le devo utilizzare ragazze, piano piano ci arriveremo con queste dietro di With Me, devo fare un sacco di video dei make-up per quanto riguarda le varie palette che ho acquistato anche tempo fa, come questa, prima di Natale. Questa qui pure ha questi colorini qua che vanno sul nude, pure questi tra shimmer e matte, veramente c'è, sono raffinate ragazze, sono veramente veramente belle. E pure questa... Ho fatto vedere a la palette, il mascara e il pennello. Mettiamo dentro. Eccomi qua. Andiamo avanti con la seconda domanda che dice: nuova palette preferita? Ovviamente la nuova collezione, questa qui del Re Leone. Io adesso ho preso questa di palette, però ci sono anche le altre, perché è una collezione, quindi abbiamo, senza che ve le sto a tirare fuori tutte, adesso ve le faccio vedere anche questa qui di Simba, quella di Nala. Per chi non l'ha visto può andare indietro nei video, lo può vedere, che il mio marito come compleanno, come regalo per il compleanno mi ha fatto appunto tutta la collezione del Re Leone. Cioè, guardate che spettacolo. Adesso ve la provo, la faccio vedere. Questa ha 18 colori. E ovviamente questa è la nuova palette. Nuove palette mie preferite, anzi, perché sono tutte le mie preferite di tutta la collezione, quindi la conto come unica. È una collezione unica, quindi mi piace il tutto. Questo pure allo specchio, qui praticamente c'è sta, credo che questo dovrebbe essere Mufasa, che l'altra volta ho detto Simba da grande, ma no, è Mufasa, poi c'è sta Simba da piccolo, il tucano, Pumba, Timone, eccetera. Qui alla pellicola questi sono i suoi colori,
pellicola adesso non riesco a levarla. Questi qua sono i suoi colori, guardate sto rosa, veramente veramente bella anche questa, pure di questi dobbiamo fare i vari video. Piano piano li faremo, ve le utilizzerò così vediamo anche come si comportano. Quindi questa, compresa tutta la collezione, ed ho preso sto pezzo così per dirvi che questa è la mia palette preferita nuova, ma è tutta la collezione mia preferita, insomma. Andiamo avanti con la terza domanda che dice: palette che tieni per ricordi o motivi affettivi? Non ce l'ho. Ce le avevo tempo fa, ma le ho buttate, che ormai sono rovinate tutte, si era rotte, era proprio vecchie vecchie, quindi ho fatto una specie di decluttering l'altra volta, diciamo così, ma de poco, de 4-5 palette, niente di che. Quindi ho acquistato altre cosine nuove, tanto ormai era rovinate, sporche, rotte, era un casino, quindi non ho una palette che io tengo solo per ricordo o coso affettivo, sinceramente non ne ho. Quarta domanda. Una palette che ho sottovalutato, quindi che è stata sottovalutata, è stata questa palette qui della Winnie, che all'inizio non mi diceva un granché. Ha 8 colori. Eccoli qua, scusate per il dentro, ma questi 8 colori l'avevo sottovalutata perché dico, boh, all'inizio quando l'avevo vista era chiusa così, dico, boh, io come pare tutto sto granché, in quel senso lì. Poi dopo invece sì, cacchio, l'ho provata e vedete questo pure c'è al fondo, cioè l'ho utilizzata abbastanza ed è top ragazzi, questa della Winnie, se la trovate acquistatela, della Winnie Cosmetic, è veramente il top, è bellissima, ha tutti... Sono tutti scimerini, praticamente è solo il bianco che è matte, ma è bomba, cioè è uno spettacolo ragazzi, anche gli occhi e anche sbocciate, è veramente veramente stupenda, quindi ve la consiglio. E dopo infatti non l'ho più sottovalutata perché ripeto, dopo che l'ho provata mi è piaciuta veramente tantissimo. Poi quinta domanda, non la mia preferita, ma non riesco a liberarmene. Allora, la mia palette che non è proprio la mia preferita, ma non riesco a liberarmene. Questa è una di quelle vecchie vecchie che ho. Questa qui della Susie e questa è leopardata. Guardate qua mi si è staccato pure, non è uno specchio, ma è dove era attaccata la palette. Allora, questa non riesco, questa è una anche di quelle vecchie vecchie che io ho da tanti tantissimi anni, però non puzza niente, gli ombretti sono a posto, l'ho provato, ovviamente, tanto me li sono messi anche 2 o 3 settimane fa, non mi brucia l'occhio niente, quindi va bene lo stesso. Non riesco a liberarmene perché mi è comodissima. Quando devo fare, che ne so, io prendo una palette che io mi devo andare a fissare il correttore o il fondotinta, insomma, no, il correttore nell'occhio e non ho un bianco oppure un nude chiarino, utilizzo uno dei due, ma di solito utilizzo questo, quindi mi è comodo, oppure devo fare un marroncino e prendo questa che a me è più comoda e via. Quindi per questo anche non la butto più. Forse anche questa può essere una cosa tipo come la domanda 3, palette che tieni per ricordi. Questa poi l'avevo acquistata, non mi ricordo se l'ho acquistata con Sara. Non mi ricordo, sapete? Qui c'era ancora il prezzo, che non so se costava 2 euro, boh, 2,50 euro, mi sa, sì. E quindi forse questa va anche come la domanda come la terza domanda, la palette che tieni per ricordi o motivi affettivi, no, ma come ricordo sì, perché ci ho veramente da tanti anni. Però questa qui è quella che non riesco a buttare via perché mi rimane comodo appunto per queste cosine qua. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, sesta domanda. La mia palette in collaborazione, che ho scritto? Ah, non so manco quello che scrivo. Allora, la mia palette in collaborazione preferita. Magari non ce l'ho perché non ho mai collaborato con nessuna azienda di make-up purtroppo. E spero, se qualcuno mi vede, ciao, sono qua. Mi piacerebbe anche collaborare con vari brand per quanto riguarda il make-up, magari. Mi piacerebbe molto. Quindi io non ho una palette da mostrarvi perché l'ho tutte acquistate io. Nessuna collaborazione. Sperando che più là, mai dire mai della vita, non si sa mai. Allora, settima domanda. La mia palette preferita del 2021 è stata questa. Veramente è stata questa, anche le palette Disney delle principesse, anche quelle, ma questa mi è stata proprio del core, che ha degli ombretti proprio pigmentati, anche shimmer, belli brillantinati, mi è piaciuta tantissimo, ed è Aristogatti, c'era tutta la collezione, mi ho preso solo questa e il lip gloss e basta. Ah no, e ho preso che c'era lo specchietto, oddio, l'illuminante mi pare, sì, mi pare che era illuminante, cioè è veramente carina questa, mi è piaciuta veramente tanto ragazzi. Allora qua c'è la pellicola. Sì, scusate che ogni tanto ci vado con le mie unghie, ma questa, vedete, l'ho utilizzata
Per 3 volte, perché avevo fatto i video che trovate di tutti e 3 i gatti di Aristogatti che ho voluto fare di make-up per quanto riguarda, che ne so, make-up riguardante a Milù e ho gli altri 2 gatti. E qui c'è la pellicola, quindi questi sono i colori, eccola qua, metto anche da qua. Quindi questa qui è stata una delle mie preferite del 2021. Ovviamente non ho solo questa, ho anche altre, però questa è quella che mi ha colpito di più. E mi è piaciuta veramente tanto, ha degli ombretti ragazzi fantastici, tra shimmer opachi al top, quindi mi è piaciuta veramente tantissimo. Vedete le scatole, non le butto ovviamente. Poi andiamo avanti, andiamo avanti. Abbiamo l'ottava domanda. La palette che non pensavo di amare. Non ce l'ho, non ce l'ho. Stavo cercando ma non ce l'ho. Perché le amo tutte. Non è che c'è una palette che dico, boh, sai. E poi dico, invece dopo me ne sono innamorata, no, non ce l'ho sinceramente. Poi, nona domanda, una palette che mi dà gioia. Allora, come sapete, ho acquistato su Shein le 12 palette per quanto riguarda i segni zodiacali. E ho preso una dei segni zodiacali, quella che mi dà gioia, che poi sinceramente mi dà gioia tutte e 12. Questa del Leone perché rimane molto solare, anche come ombretti. È già che la vita è dura, è già tutto quello che stiamo passando. Tutto quello che sta succedendo nel mondo, un po' di, come si dice, come dice qua, un po' di gioia non fa male a nessuno. Quindi è questa palettina qua, questa dei leoni, perché boom, è il boom, mi ricorda il tramonto, l'alba, è una cosa che mi dà gioia, molto solare, insomma. Quindi questa qui, che è veramente bella, vedete che colori, a parte lo scimmerino, vabbè, qua su, gli altri tutti matte. Ma è proprio ci sono qua, a parte questo che è ok, questo è quello più top ovviamente, ma anche quell'altro è appunto tutti i colori solari, insomma, veramente, veramente bella. Mi piace tantissimo questa, quindi questa è una palette che mi dà gioia. Come anche le tutte e 12 palette dello Zodiaco, di Shein, di Shiglam, che ho preso, però questa qui è quella che mi dà proprio gioia, insomma, ecco. Poi, ah no, abbiamo 10, no, 11 domande, sì, scusa. Allora, decima domanda, ultima. Praticamente l'ultima palette che ho aggiunto alla mia collezione è sempre questa. Praticamente questa delle Leone è stata il mio ultimo acquisto, diciamo, ripeto, che mi ha fatto mio marito come regalo. E anche questo, perché il penultimo acquisto è stato questo e l'ultimo è stato questo, quindi mettiamole a combo tutte e due, ma di più questa qui, tanto queste qui sono state le ultime aggiunte che ho avuto, tutta la collezione delle Leone, tra illuminanti, lip gloss e le palette occhi è stata l'ultima aggiunta. Lo stavo a fare il contrario, che va bene i dettagli. È stata l'ultima aggiunta, questa qui, ovviamente. Poi, 11ª domanda è l'ultima. Che mi si è mosso qua? Non so. Comunque, 11ª domanda è l'ultima. Prima palette utilizzata del 2022. Se non erro, ragazzi, spero, quello che mi ricordo io, poi mi posso pure sbagliare, ma mi pare di sì, che è questa qui. Questa si chiama Inteneo Jungle Makeup Obsession, comunque della Makeup Revolution. Anche questa la apro, ve la faccio vedere ovviamente dentro la sua scatolina. Questa pure l'ho adoperata moltissimo. È stata sì la prima che ci avevo fatto. Che video? Non me lo ricordo. Comunque sì, questa qui credo, se non erro, vi ripeto. Dovrebbe essere stata, qui c'è lo specchio, c'è anche la pellicola, la prima palette, cioè l'ho utilizzata anche parecchio tempo fa, però è stata la prima palette che ho utilizzato nel 2022, credo che, se non erro, dovrebbe essere questa, è veramente top, è bellissima. Questa l'ho utilizzata molto anche, mi è piaciuta veramente tanto, quindi questa. Niente ragazze, il tag finisce qui, a me è piaciuto tanto, è stato molto carino. Poi adesso che mi sto cimentando di più, sempre sempre di più nel mondo make-up, dato come sapete sto facendo il corso, questo trucco che vedete è del corso, sono arrivata al sesto video, e cioè il sesto video l'ho fatto, ho fatto un altro che è il sesto video ma si chiama 6.2 e sabato farò l'ultimo video di questo corso, che è il settimo. Speriamo poi di riuscire a prendere l'attestato, quello di base perfetta contouring l'ho passato, credo, questo qui sicuramente, credo che riuscirò a prendere l'attestato, a passarlo, e quindi sono contenta appunto di aver fatto questo tag per quanto riguarda le palette. Io ovviamente taggo tutte, tutte sono libere di farlo, giustamente, ma anche se taggavo 2 persone, gli altri lo potevano fare uguale. Ah,
Le unghiette nuove, ve le faccio vedere un attimo, mi sono scordata all'inizio a farvelo vedere. Ho fatte nere opache. Ah no, poi l'avete viste. Scusatemi, sono confusa. L'avevate visto già che avevamo fatto il video insieme. Ok, quindi chi non l'ha visto delle unghiette lo può andare a vedere. Niente ragazzi, questo tag è stato carinissimo, mi piace molto, mi sono divertita. Io spero che è piaciuto anche a voi, quindi se è stato così mettete un pollice in su sotto il video se volete, commentatemi e noi ci vediamo presto al prossimo video. Un bacio, ciao!